sinceramente poi la partita ha detto che insomma come si immaginava la facesse la Triestina, quindi assolutamente non, io credo abbiamo fatto un ottimo inizio, oltre il gol qualche ripartenza, poi è venuta fuori la loro qualità, alla fine già nel primo tempo un paio di circostanze così. Secondo tempo, l'unico rammarico è quello di aspettare magari più tempo, e magari più tempo passa. Noi stavamo bene fisicamente, sapevo che loro venivano da una battaglia proprio fisica di Pordenone, qualcosa potevano fare. E infatti gli ultimi 10 minuti ho provato a giocarla a vincere, ho messo due attaccanti più un trequartista, togliendo un centrocampista di struttura che loro stavano attaccando, però ho visto che potevamo usare in un paio di circostanze, però no, credo che poi la Triestina ha fatto di nuovo la sua partita con dei giocatori di qualità, quindi il pari ce lo portiamo via stretto, aumenta sempre questo nostro punticino in classifica e quindi soddisfatti. E noi veniamo da 8 risultati positivi che sicuramente non sono di vittorie. Quella vittoria in più in questi pareggi ci poteva dare qualcosina in più, però dopo sono realista che quello che abbiamo fatto finora è un po' il sacrificio di questi ragazzi. È un campionato bellissimo, un campionato affascinante, un campionato che ha visto di nuovo dei risultati incredibili, e questa è la dimostrazione, con tutto contro tutti, non c'è la squadra, sicuramente le 3 o 4 verranno fuori, ma poi te la giochi con tutti, la Fermana che vince a Salò, la Sul Tirolo che va a vincere a San Benedetto, quindi è bellissimo, quindi ad ogni punto che fai a mio avviso è ottimo, lo porti avanti. È logico che in questi tanti pareggi potevamo a qualcuno anche perderla, però con il punto e la differenza di 3 punti è importante, quindi magari 1 o 2 sconfitte in più e 2 vittorie in più avevi sicuramente, matematica non invento io, 2 o 3 punti in più in classifica, però va bene, rispecchia quello che stiamo facendo. Dobbiamo cercare di mantenerci più a lungo possibile lontano dalla zona rossa, e chissà se riusciamo più avanti a poter cullare qualche sogno in più, però in questo momento stare più lontano dalla, come dicevo, è importante, perché squadra giovane, nostra, avete visto, 97, 95, 98, quindi va bene, sono contento, non mollano mai. Oggi avevo paura un po' dell'approccio iniziale, invece per assurdo siamo riusciti ad andare in vantaggio, loro sono venuti fuori, ecco, forse qualche ripartenza potevamo cercare di fare un po' più male, ma soprattutto gli ultimi 10 minuti, lì cominciavo a vedere loro stanchi, ho detto proviamoci, e c'è stato un paio di circostanze, però credo che poi il risultato giusto era il pari. Oggi sapevamo che era una partita molto difficile qua a Trieste, penso che noi comunque abbiamo fatto una buona gara sia in fase offensiva che difensiva, e penso che un punto sia giusto per tutte e due le squadre. Un po' di fortuna, potevamo pure portare i 3 punti a casa, però abbiamo avuto fortuna in altre partite, oggi no. E ci teniamo questo punto stretto, pensiamo già alla gara di domenica. Seguono ovunque, fanno sentire sempre il loro calore vicino a noi, e spero che il più presto possibile riusciamo a regalargli una vittoria, perché veramente se lo meritano.